che Bari è una città ponte tra Oriente e Occidente, tra l'altro custodisce le reliquie di San Nicola, che non era di Bari bensì di Mira, quindi una città dell'Oriente, e sicuramente il fatto che si sia celebrato a Bari questo congresso eucaristico ha dato diciamo, una connotazione ecumenica. In particolare è stato dedicato un giorno per la riconciliazione dei cristiani alla tematica appunto dell'ecumenismo e chiedo alla regia se può mandarci in onda quelle immagini che auspicato e sarebbe veramente un bel frutto di questo congresso eucaristico. Padre Bernardo, la forza del sacramento dell'Eucaristia va oltre le mura delle nostre chiese, ha affermato Papa Benedetto XVI giovedì scorso durante la celebrazione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo a San Giovanni in Laterano. Dall'Eucaristia, dalle mura della Chiesa, la forza che si attinge da questo sacramento deve andare oltre, deve far scendere nelle strade, deve pervadere le nostre case. E la vostra congregazione dà questo impulso anche a vivere l'Eucaristia non all'interno della Chiesa, ma soprattutto che abbia un frutto esterno. Sì, deriva dall'Eucaristia stessa, dalla celebrazione, il fatto del celebrare la vita donata di Cristo, Cristo che si dona, questo è il mio corpo offerto in sacrificio, questa è la vita donata, fate questo in memoria di me. E questo donarsi non è soltanto nella partecipazione a un rito, ma fare della nostra vita un dono al servizio della comunità, al servizio dei fratelli. Nello spirito di San Piero Giuliano di Mare, il fondatore dei Sacramentini, c'era questa idea di fondo: noi celebriamo il sacramento all'altare del Signore, adoriamo e poi usciamo per andare incontro alla gente per portare all'Eucaristia. Lui da Parigi usciva dopo l'adorazione, andava lungo la Senna a raccogliere gli operai, a portarli all'incontro con il Signore, alla messa domenicale, alla prima comunione dei bambini, delle famiglie, e volle che l'Eucaristia fosse soprattutto questo servizio alla comunità, servizio alla Chiesa. Difatti, quando andò dal cardinale, dall'arcivescovo Sibur a Parigi nel 1856, l'arcivescovo quasi reagiva per un altro gruppo di preghiera di riparazione. San Pier Giuliano dice: no, io non voglio un gruppo di preghiera di riparazione, ma di azione, che entrino nelle città e portino l'Eucaristia, portino a Cristo, portino l'evangelizzazione, tutte quelle persone che da soli non verrebbero dal Signore e che occorre andare incontro a loro, frutto di un'esperienza vissuta che trasmettiamo, di quell'esperienza d'amore su cui fondava continuamente così la sua riflessione, la sua vita. Grazie Padre Bernardo Mauri. Intanto dalla spianata di Marisabella a Bari possiamo ascoltare anche le note e i canti che ci provengono in attesa della celebrazione dell'Eucaristia. E ricordiamo, mentre vediamo ancora le immagini di Papa Benedetto XVI nella Papa Mobile che saluta il primo grande bagno di folla per Papa Benedetto XVI al di fuori della città del Vaticano, al di fuori di Roma. E possiamo senz'altro collegarci con il nostro direttore, Monsignor Guido Todeschini, che poi ci accompagnerà nel commento liturgico. Non so se è già in linea. Don Guido, mi sente? Sento molto bene, grazie. Saluto Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino, saluto Padre Mauri, grazie di quello che è stato detto e senz'altro possiamo prendere la linea. Bene, allora Don Guido, saluto i nostri ospiti, ringraziandoli per la loro presenza qui in studio, ma prima un pensiero che volevo sollecitare al nostro arcivescovo Monsignor Sorrentino, poiché è stato appunto arcivescovo prelato di Pompei e nell'anno del Rosario. Non possiamo non parlare di Maria, Donna Eucaristica. Certo, il Papa lo ha detto nella enciclica Ecclesia Eucaristica, che
provvidenzialmente è venuta proprio nel cuore dell'anno del Rosario. Contemplando il mistero di Cristo con Maria, si va anche con Maria alla celebrazione eucaristica e all'adorazione eucaristica. La Chiesa deve sempre di più assumere il volto di Maria anche di fronte a Gesù e Eucaristia. Allora, anche per lei, Padre Bernardo, un pensiero su Maria. Giovanni Paolo II diceva che Maria è stata il primo tabernacolo quando, dopo l'Annunciazione, portò Gesù nella casa di Elisabetta, e nella casa di Elisabetta questa presenza di Gesù attraverso Maria, che andò a servire nella gioia, nel canto del Magnificat. E questo rendimento di grazie che il Papa Giovanni Paolo II chiamava anche una preghiera eucaristica, la prima preghiera eucaristica celebrata da Maria, il rendimento di grazie perché questa presenza è diventata presenza di salvezza, di santificazione nella casa di Elisabetta. Poi, ecco, grazie, ringraziamo i nostri ospiti, Padre Bernardo Mauri, viceparroco alla Chiesa del Santissimo Sacramento, del Nostra Signora del Santissimo Sacramento e dei Martiri Canadesi qui a Roma, della Congregazione del Santissimo Sacramento, e Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Grazie per essere stati qui con noi. La linea ora al nostro direttore, Monsignor Guido Todeschini, che commenterà tutto l'evento, la concelebrazione eucaristica a chiusura del 24° Congresso Eucaristico Nazionale. Grazie a tutti voi, a più tardi. E la linea senz'altro la prendiamo qui, dove all'arrivo del Santo Padre è iniziato il canto dal titolo È il giorno del Signore. Un nuovo sole il buio squarciava, la tomba vuota Maria guardava, un volto ignoto aveva il custode, l'amata voce destò il suo cuore. Per sempre Cristo è risorto da morte, con fede viva noi oggi diciamo, riuniti attorno all'altare t'accogliamo, per ogni uomo sei luce nella notte. Possiamo vedere intanto la vettura panoramica, possiamo dire oggi inaugurata da Papa Benedetto XVI, in questa breve visita pastorale, breve perché durerà circa 3 ore, però molto intensa, inizia proprio all'insegna della comunione. Papa Giovanni Paolo II scriveva nella lettera apostolica Mane Noviscum Domine, l'Eucaristia è sorgente d'Epifania della comunione. Intanto dal suono delle campane, alle note dell'organo, alle immagini del cielo e del mare, tutto canta e tutto accoglie il nuovo Papa, che viene a parlarci dell'Eucaristia e viene a dirci e a ripeterci con le parole di Giovanni Paolo II: l'Eucaristia è per tutti sorgente ed epifania della comunione. Tantissime le persone convenute da ogni angolo d'Italia, molte le persone rappresentanti gli altri paesi europei che vogliono qui partecipare a questa assise, a questo incontro particolare nella solennità del corpo e sangue di Cristo, Corpus Domini.
Intanto le note dell'inno pontificio accolgono Papa Benedetto XVI. Concelebreranno con il Santo Padre alcuni cardinali, tutti i vescovi d'Italia, poi numerosissimi sacerdoti. Sulla vettura panoramica davanti al Santo Padre, l'arcivescovo di Bari Bitunto, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Capucci, e poi il segretario personale di Papa Benedetto. Intanto sentiamo l'esplosione, gli applausi di questa Francesco Capucci. Ricordiamo, per quanti stessero seguendo tramite la radio e soprattutto per i nostri fratelli e sorelle non vedenti, che è iniziata la processione introitale preceduta dalla croce. Il diacono che tiene elevato in alto il libro dei Santi Vangeli e poi la lunga processione dei vescovi e del vescovo di Roma, Sua Santità Papa Benedetto XVI. Sarà lui oggi che presiederà l'Eucarestia e concluderà nell'anno dell'Eucarestia e nella solennità del Corpus Domini il 24° Congresso Eucaristico Nazionale.
dopo aver incensato l'altare, il Santo Padre ha raggiunto la sede da dove ha impartito ora una benedizione a chi lo acclamava, a chi lo salutava. Ora il Papa si appresta a iniziare la Santa Messa con il segno della croce e il saluto liturgico. Pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ora l'arcivescovo di Bari Bitunto rivolge a nome di tutti il saluto al Santo Padre. Beatissimo Padre, oggi è festa per la città di Bari, per la chiesa locale di Bari Bitonto, per le chiese che sono in Italia. È domenica e come un tempo gli abitanti di Gerusalemme, anche noi oggi acclamiamo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Anche il suo nome è segno di benedizione. La gioia che splende sul volto di tutti i presenti esprime più e meglio di ogni parola i sentimenti di filiale affetto, di intima comunione e di commossa gratitudine per il dono della sua presenza. Ognuno vorrebbe dirle personalmente: grazie, Padre Santo. La Chiesa è viva. Noi tutti l'abbiamo potuto sperimentare in questa settimana, durante la quale la Chiesa italiana si è ritrovata in questa città per il 24° Congresso Eucaristico Nazionale. Sì, Santità, come lei ha affermato all'inizio del suo ministero petrino, la Chiesa è viva, perché Cristo è vivo, perché Egli è veramente risorto. In questi giorni la luce della risurrezione e ancor più la presenza del risorto hanno illuminato e arricchito di grazia l'approfondimento dei temi, le celebrazioni liturgiche e le toccanti testimonianze, e ora ci fanno esclamare con i martiri di Abitene: senza la domenica non possiamo vivere. Sì, senza la fede nel Cristo morto e risorto, senza l'incontro con Lui nella celebrazione eucaristica domenicale, senza la Chiesa non possiamo né essere né dirci, né vivere da cristiani. La Chiesa è giovane. Padre Santo, quello che oggi si conclude nel cuore dell'anno dell'Eucaristia è stato un congresso eucaristico di tutto il popolo di Dio,
nella molteplicità di tutte le sue componenti, ma nel cammino verso la giornata mondiale della gioventù di Colonia, soprattutto, e lo ha visto, moltissimi giovani presenti al congresso sono venuti per adorare il Signore, per celebrare il mistero del suo corpo e del suo sangue. Felice Bari. Felice è davvero la città di Bari, si legge in un sermone anonimo russo dell'undicesimo secolo. È sacra, è la Chiesa, nella quale il Signore e Dio ti glorifica, o San Nicola. Le ossa di San Nicola, giungendo da Mira a Bari nel 1087, hanno innalzato un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, che né il tempo né le divisioni hanno mai demolito. Anche in questi giorni molti fratelli delle chiese d'Oriente si sono uniti a noi, incoraggiandoci a proseguire con rinnovato impegno ed entusiasmo sulla via della preghiera e del dialogo ecumenico. Felice Bari, oggi, perché il successore di Pietro è venuto per confermare i fratelli a Cristo morto e risorto, che nel suo giorno ci ha convocati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, affidiamo la Chiesa tutta, perché sotto la guida pastorale di Vostra Santità risplenda come segno e strumento di salvezza per tutti gli uomini. E dopo il saluto di benvenuto, l'arcivescovo Monsignor Cacucci ora riceve anche l'abbraccio del Santo Padre. Intanto la Santa Messa ora prosegue con l'introduzione all'atto penitenziale. Carissimi fratelli e sorelle, con l'odierna... con l'odierna celebrazione eucaristica, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, si conclude il 24° Congresso Eucaristico Nazionale. Come è stato riaffermato in questi giorni, nell'Eucaristia, cuore della Domenica, Cristo morto e risorto è presente in mezzo a noi. Grazie all'Eucaristia la Chiesa rinasce sempre di nuovo. Dall'Eucaristia essa trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione, accompagnare gli uomini all'incontro con Cristo e in Lui alla comunione col Padre e con lo Spirito Santo. All'inizio di questa celebrazione imploriamo la misericordia del Padre e domandiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ha luogo ora la liturgia della parola. Nella prima lettura tolta dal libro del Deuteronomio, Mosè dice: ricordati, non dimenticare. Nella seconda lettura, dalla prima lettera di Paolo, apostolo ai Corinzi, noi siamo un solo pane, un solo corpo. E poi il Vangelo dal libro di Giovanni. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, o Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini,
e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Parola di Dio. Il canto ora della sequenza, Sion, loda il Salvatore, tuo pastore, tua guida. Canta inni con fervore.
Ed ora il Santo Padre infonde l'incenso nel turibolo, mentre la scuola e l'assemblea si preparano all'acclamazione al Vangelo. Possiamo vedere i due diaconi, il diacono di rito latino e il diacono di rito greco, che tengono il Vangelo in mano. E prima sarà il diacono di rito latino che proclamerà la parola del Signore, la mia carne vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Poi toccherà anche al diacono proclamare il Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Ed ora lo stesso testo evangelico viene proclamato in lingua greca. Sophia orsi, acusomen tua iu evangeliu. Ierini pasin. Amen.
Il Santo Padre ha ricevuto il libro dei Vangeli dalle mani del diacono greco e ha impartito a tutti la benedizione. È ora il momento dell'omelia che Papa Benedetto XVI terrà qui, davanti a questa folla immensa di persone che rappresenta un po' tutta l'Italia, alla conclusione del congresso eucaristico. Carissimi fratelli e sorelle, glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. L'invito del salmista, che riecheggia anche nella sequenza, esprime molto bene il senso di questa celebrazione eucaristica. Ci siamo raccolti per lodare e benedire il Signore. È questa la ragione che ha spinto la Chiesa italiana a ritrovarsi qui a Bari per il Congresso Eucaristico Nazionale. Anch'io ho voluto riunirmi oggi a tutti voi per celebrare con particolare rilievo la solennità del corpo e del sangue di Cristo e così rendere omaggio a Cristo nel sacramento del suo amore e rafforzare al tempo stesso i vincoli di comunione che mi legano alla Chiesa che è in Italia e ai suoi pastori. A questo importante appuntamento ecclesiale avrebbe, come sapete, voluto essere presente il mio venerato e amato predecessore, il Papa Giovanni Paolo II. Sentiamo tutti che Egli è vicino a noi e con noi glorifica il Cristo Buon Pastore, che Egli può ormai contemplare direttamente. Saluto con affetto tutti voi che partecipate a questa solenne liturgia. Il cardinale Camillo Ruini e gli altri cardinali presenti, l'arcivescovo di Bari, Monsignor Francesco Cacucci, ringrazio per le sue buone parole. I vescovi della Puglia e quelli convenuti numerosi da ogni parte d'Italia, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici, e particolarmente i giovani. E naturalmente tutti quanti che in vari modi hanno cooperato all'organizzazione del congresso. Saluto altresì le autorità che con la loro gradita presenza evidenziano anche come i congressi eucaristici facciano parte della storia e della cultura del popolo italiano. Questo congresso eucaristico che oggi giunge alla sua conclusione, ha inteso ripresentare la domenica come Pasqua settimanale, espressione dell'identità della comunità cristiana e centro della sua vita e della sua missione. Il tema scelto, senza la domenica non possiamo vivere, ci riporta all'anno 304, quando l'imperatore Diocleziano,
proibì ai cristiani, sotto pena di morte, di possedere le scritture, di riunirsi la domenica per celebrare l'Eucaristia e di costruire luoghi per le loro assemblee. Ad Abitene, una piccola località nell'attuale Tunisia, 49 cristiani furono sorpresi una domenica mentre, riuniti in casa di Ottavio Felice, celebravano l'Eucaristia, sfidando così i divieti imperiali. Arrestati, vennero condotti a Cartagine per essere interrogati dal proconsole Anulino. Significativa tra le altre la risposta che un certo emerito diede al proconsole, che gli chiedeva perché mai avessero trasgredito l'ordine severo dell'imperatore. E gli rispose: «Sine Dominico non possumus», cioè «senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare l'Eucaristia non possiamo vivere. Ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane e non soccombere». Dopo atroci torture, questi 49 martiri di Abitene furono uccisi. Confermarono così con l'effusione del sangue la loro fede. Morirono, ma vinsero. Noi ora li ricordiamo nella gloria del Cristo risorto. È un'esperienza quella dei martiri di Abitene sulla quale dobbiamo riflettere anche noi cristiani del XXI secolo. Neppure per noi è facile vivere da cristiani, anche se non ci sono questi divieti di un imperatore. Ma da un punto di vista spirituale, il mondo in cui ci troviamo, segnato spesso dal consumismo sfrenato, dall'indifferenza religiosa, da un secolarismo chiuso alla trascendenza, questo mondo può apparire un deserto per un cristiano non meno aspro di quello grande e spaventoso di cui ci ha parlato la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio. Al popolo ebreo in difficoltà in questo deserto, Dio venne in aiuto col dono della manna per fargli capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Nel Vangelo di oggi Gesù ci ha spiegato a quale pane Dio, mediante il dono della manna, voleva preparare il popolo della nuova alleanza. Alludando all'Eucaristia ha detto: «Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Il Figlio di Dio, essendosi fatto carne, poteva diventare pane ed essere così nutrimento del suo popolo, di noi, in cammino in questo mondo e verso la terra promessa del cielo. Anche noi abbiamo bisogno di questo pane per affrontare le fatiche e le stanchezze del viaggio. La domenica, giorno del Signore, è l'occasione propizia per attingere forza da Lui che è il Signore della vita. Il precetto festivo non è quindi un dovere imposto dall'esterno, un peso sulle nostre spalle. Al contrario, partecipare alla celebrazione domenicale, cibarsi del pane eucaristico, esperire la comunione dei fratelli e delle sorelle in Cristo è un bisogno per il cristiano, è una gioia. Così il cristiano può trovare
può trovare l'energia necessaria per il cammino che dobbiamo percorrere ogni settimana. Un cammino peraltro non arbitrario. La strada che Dio ci indica nella sua parola va nella direzione iscritta nell'essenza stessa dell'uomo. La parola di Dio e la ragione vanno insieme. Seguire la parola di Dio, andare con Cristo, significa per l'uomo realizzare se stesso. Smarrirla equivale a smarrire se stesso. Il Signore non ci lascia soli in questo cammino. Egli è con noi, anzi, Egli desidera condividere la nostra sorte fino all'immedesimarsi con noi. Nel colloquio che ci ha riferito poc'anzi il Vangelo, Egli dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. E come non gioire di una tale promessa? Abbiamo sentito però che a quel primo annuncio la gente, invece di gioire, cominciò a discutere, a protestare. Come può costui darci la sua carne da mangiare? E per la verità, questo atteggiamento si è ripetuto tante altre volte nel corso della storia. Si direbbe che in fondo, la gente non voglia avere Dio così vicino, così alla mano, così partecipe delle sue vicende. La gente lo vuole grande, in definitiva anche noi spesso vogliamolo piuttosto un po' lontano da noi. Si sollevano allora questioni che vogliono dimostrare alla fine che una simile vicinanza sarebbe impossibile. Ma restano in tutta la loro chiarezza le parole che Cristo pronunciò in quella circostanza: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. In verità abbiamo bisogno di un Dio vicino. Di fronte al mormorio di protesta, Gesù avrebbe potuto forse ripiegare su parole rassicuranti, dire eventualmente: amici, avrebbe potuto dire: non preoccupatevi, ho parlato di carne, ma si tratta soltanto di un simbolo, ciò che intendo è solo una profonda comunione di sentimenti. Ma no, Gesù non ha fatto ricorso a simili addolcimenti. Ha mantenuto ferma la propria affermazione, tutto il suo realismo, anche di fronte alla defezione di molti suoi discepoli. Anzi, egli si è dimostrato disposto ad accettare persino la defezione degli suoi stessi apostoli, pur di non mutare in nulla la concretezza del suo discorso. Forse anche voi volete andarvene, ha domandato. Grazie a Dio, Pietro ha dato una risposta che anche facciamo nostra con piena consapevolezza. Anche noi rispondiamo: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Abbiamo bisogno di un Dio vicino, che è un Dio che si dà nelle nostre mani e che ci ama. Nell'Eucaristia Cristo è realmente presente tra noi. La sua non è una presenza statica, è una presenza dinamica che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a sé. Cristo ci attira a sé, ci fa uscire da noi stessi per fare di noi tutti una cosa sola con Lui. In questo modo Egli ci inserisce anche nella comunità dei fratelli
e la comunione col Signore è sempre anche comunione con le sorelle e i fratelli, e vediamo la bellezza di questa comunione che la Santa Eucaristia ci dona. Qui tocchiamo un'ulteriore dimensione dell'Eucaristia che vorrei ancora raccogliere prima di concludere. Il Cristo che incontriamo nel sacramento è lo stesso qui a Bari come a Roma, qui in Europa come in America, in Africa, in Asia, in Oceania. È l'unico e medesimo Cristo che è presente nel pane eucaristico di ogni luogo della terra. Questo significa che noi possiamo incontrarlo solo insieme con tutti gli altri. Possiamo riceverlo solo nell'unità. Non è forse questo che ci ha detto l'Apostolo Paolo nella lettura ascolta poc'anzi, scrivendo ai Corinzi, e gli afferma: poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo, tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. La conseguenza è chiara: non possiamo comunicare col Signore se non comunichiamo tra noi. Se vogliamo presentarci a Lui, dobbiamo anche muoverci per andare gli uni incontro agli altri. Per questo bisogna imparare la grande lezione del perdono: non lasciar lavorare nell'animo il tarlo del risentimento, ma aprire il cuore alla magnanimità dell'ascolto dell'altro, aprire il cuore alla comprensione nei suoi confronti, dell'eventuale accettazione delle sue scuse, della generosa offerta delle proprie. L'Eucaristia, ripetiamolo, è sacramento dell'unità, ma purtroppo i cristiani sono divisi proprio nel sacramento dell'unità. Tanto più dobbiamo, sostenuti dall'Eucaristia, sentirci stimolati a tendere con tutte le forze a quella piena unità che Cristo ha ardentemente auspicato nel Cenacolo. Proprio qui, a Bari, felice Bari, città che custodisce le ossa di San Nicola, terra di incontro e di dialogo, terra di incontro e di dialogo con i fratelli cristiani dell'Oriente, vorrei ribadire la mia volontà di assumere come impegno fondamentale quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Sono cosciente che per questo non bastano le manifestazioni di buoni sentimenti, occorrono gesti concreti che entrino negli animi e smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella conversione interiore che è il presupposto di ogni progresso sulla via dell'ecumenismo. E chiedo a voi tutti di prendere con decisione la strada di quel ecumenismo spirituale che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo può creare l'unità.
cari amici venuti a Bari da varie parti d'Italia per celebrare questo congresso eucaristico, noi dobbiamo riscoprire la gioia della Domenica Cristiana. Dobbiamo riscoprire con fierezza il privilegio di partecipare all'Eucaristia, che è sacramento del mondo rinnovato. La risurrezione di Cristo avvenne il primo giorno della settimana, che nella Scrittura è il giorno della creazione del mondo. E proprio per questo la Domenica era considerata dalla primitiva comunità cristiana come il giorno in cui ha avuto inizio il mondo nuovo, quello in cui, con la vittoria di Cristo sulla morte, è iniziata la nuova creazione. Raccogliendosi intorno alla mensa eucaristica, la comunità veniva modellandosi come il nuovo popolo di Dio. Sant'Ignazio di Antiochia qualificava i cristiani come coloro che sono giunti alla nuova speranza e li presentava come persone viventi secondo la Domenica. In tale prospettiva, il vescovo antiocheno si domandava: come potremo vivere senza di Lui, che anche i profeti hanno atteso? Come potremo vivere senza di Lui? Sentiamo echeggiare in queste parole di Sant'Ignazio l'affermazione dei martiri di Abitene: «Sine Domenico non possumus». Proprio di qui scorga la nostra preghiera, che anche noi cristiani di oggi ritroviamo la consapevolezza della decisiva importanza della celebrazione domenicale e sappiamo trarre dalla partecipazione all'Eucaristia lo slancio necessario per un nuovo impegno nell'annuncio al mondo di Cristo, nostra pace. Amen. Proprio qui vorrei ribadire, ha detto Papa Benedetto, il mio impegno fondamentale, quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Ora l'arcivescovo di Bari Bitonto introduce la professione di fede. Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, dopo aver ascoltato la parola di Dio davanti al successore di Pietro, venuto a confermarci nella fede, nella speranza e nella carità, rinnoviamo la professione di fede del nostro battesimo e impegniamoci a servire fedelmente Dio e i fratelli nella Santa Chiesa. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
Nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Fratelli e sorelle, il sacramento dell'Eucaristia è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero. Innalziamo ora la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturisca il bene per la Chiesa e per tutta l'umanità. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Per la Chiesa, resa partecipe della comunione trinitaria, mediante il mistero della morte e risurrezione del Signore, affinché, docile all'azione dello Spirito, sia icona trasparente e luminosa dell'amore di Dio per l'umanità, preghiamo. Per il Santo Padre, Benedetto XVI, chiamato dal Signore al Ministero Petrino per guidare la Chiesa nell'unità e nella comunione, affinché sia sempre accompagnato e sostenuto dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, preghiamo. Per l'umanità, redenta da Cristo, Signore del tempo e della storia, affinché collabori con generosità e fiducia alla costruzione della civiltà dell'amore, che ha in Lui il suo inizio e il suo compimento. Preghiamo. Per i cristiani, perché, confidando nella promessa del Signore, si adoperino con rinnovato impegno nel ricucire la rete lacerata dalle divisioni e possano vivere nella piena comunione e nell'unità, preghiamo. Per tutti noi, convocati ogni domenica dal risorto attorno alla mensa della parola e del pane, affinché testimoniamo nella vita il mistero che celebriamo nella fede, preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, noi ti ringraziamo per il giorno della domenica in cui tu hai creato la luce, hai richiamato dai morti il tuo Figlio, hai inviato sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, mentre tutta la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Concedi a noi le primizie dello Spirito affinché attendiamo con perseveranza l'ora della salvezza e della gloria in Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore. Ha luogo ora la liturgia eucaristica
E mentre viene preparato l'altare e si preparano i doni per il sacrificio eucaristico, l'assemblea canterà il tuo corpo, o Signore, sacramento e dell'amore. Intanto vengono portati alcuni doni al Santo Padre, ma seguiamo ora insieme il canto. Ed ecco il dono che ora il Santo Padre lascia all'Arcidiocesi di Bari.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale della Sua Passione e si offrì a te, Agnello, senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i Tuoi fedeli, che per una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo a questo sacro convito, per l'effusione dello Spirito ci trasformi a immagine della Tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e governi su tutta la terra, con me il tuo indegno servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione,
per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degna di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti, della gloriosa ascensione al cielo, del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi, apostoli e martiri. Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo e con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
La messa ormai sta volgendo al termine. Senza la domenica non possiamo vivere. Il tema che ha fatto da filo conduttore in questo anno, ma soprattutto in questa settimana del Congresso Eucaristico Nazionale, 24esimo nella serie, Santo Padre tra poco con l'orazione dopo la comunione e con la sua benedizione concluderà questa celebrazione eucaristica nella solennità del corpo e sangue di Cristo. Prima però, come ogni domenica a mezzogiorno, ci sarà la recita dell'Angelus e il Papa ancora una volta rivolgerà a tutti alcune parole. Poi farà il suo ritorno in Vaticano. È la prima delle sue visite pastorali fuori dalla città del Vaticano. Una visita breve ma intensa. Intanto dalle immagini stiamo vedendo che non è ancora terminata la comunione sacramentale. Abbiamo visto anche alcuni sacerdoti che stavano prendendo il corpo e il sangue di Cristo, come pure alcuni dei numerosi fedeli e pellegrini provenienti un po' da tutta l'Italia per questa conclusione del congresso eucaristico. Il Papa all'inizio della sua omelia ha parlato del deserto odierno. Un deserto, ha detto il Papa, che è simile a quello grande e spaventoso di cui ci ha parlato la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio. Un deserto costituito dal consumismo sfrenato, dall'indifferenza religiosa e dal secolarismo chiuso alla trascendenza. E allora, diceva Papa Benedetto, anche noi abbiamo bisogno di questo pane per affrontare le fatiche e le stanchezze del viaggio. E la domenica, giorno del Signore, è l'occasione propizia per attingere forza da Lui che è il Signore della vita. Partecipare alla celebrazione domenicale cibarsi del pane eucaristico è un bisogno per il cristiano, sottolineava il Papa. La strada che Dio indica mediante la sua legge va nella direzione iscritta nell'essenza stessa dell'uomo. E seguirla significa per l'uomo realizzare se stesso. Smarrirla equivale a smarrire se stesso. Tutti noi ricordiamo qualcosa che ci ha segnati, forse la messa di prima comunione, forse qualche processione con la Santissima Eucaristia in occasione del Corpus Domini,
alla quale abbiamo avuto la grazia di partecipare, e noi sacerdoti, forse la comunione data come viatico a chi stava lasciando questo mondo per ritornare al Padre, negli occhi e nelle orecchie di chi è qui al microfono ci sono ancora le parole, ma soprattutto il volto radioso di quel giovane condannato a morte e ucciso alle 18:31 del 18 maggio scorso. La gioia che egli provò quando dopo anni e anni poté mangiare l'Eucaristia, e la gioia che riprovò l'indomani, un'ora e mezza prima di essere ucciso, quando poté riceverla ancora come viatico. Sono pronto, la Madonna e i Santi mi aspettano, furono le ultime sue parole. Preghiamo, donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ed ecco ora le parole del Santo Padre, prima della recita dell'Angelus e della benedizione apostolica. Cari fratelli e sorelle, con questa solenne celebrazione liturgica si conclude il 24° congresso eucaristico della Chiesa che in Italia. Ho desiderato essere presente a questa grande testimonianza di fede nella Divina Eucaristia. E sono lieto di dirvi ora che mi ha realmente molto colpito la vostra fervida partecipazione. Con profonda devozione vi siete tutti stretti attorno a Gesù Eucaristico, al termine di un'intensa settimana di preghiera, di riflessione e di adorazione. I nostri cuori sono colmi di gratitudine verso Dio e verso quanti hanno lavorato per la realizzazione di un così straordinario evento ecclesiale. Un evento particolarmente significativo perché si svolge nel contesto dell'anno eucaristico che ha voluto nel congresso un suo momento saliente. Prima della benedizione finale recitiamo ora l'Angelus Domini contemplando il mistero dell'incarnazione, al quale il mistero dell'Eucaristia è intimamente connesso. Alla scuola di Maria, donna eucaristica, come amava invocarla il compianto Papa Giovanni Paolo II, alla scuola di Maria accogliamo in noi stessi la presenza viva di Gesù per portarlo a tutti nell'amore servizievole.
impariamo a vivere sempre in comunione con Cristo crocifisso e risorto, facendoci in questo guidare dalla sua e nostra celeste Madre. Così, nutrita dalla parola e del pane di vita, la nostra esistenza diventerà interamente eucaristica e si farà rendimento di grazie al Padre per Cristo nello Spirito Santo. La preghiera abbiamo? È il momento ora dell'Angelus Domini. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Un grande applauso e il saluto di tutti questi pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia, Papa Benedetto XVI. Ma intanto l'assemblea con la scuola canta un inno alla Santissima Trinità. Thank you.
Salutato dagli applausi, dai canti, dalle note dell'organo, Papa Benedetto ha raggiunto ora la sagrestia, dove deporrà i paramenti e poi, dopo aver salutato i vescovi presenti, riprenderà la via del ritorno in Vaticano. Don Guido, il Papa lascerà la spianata di Maria Isabella e partirà in elicottero alla volta della città del Vaticano dal campo sportivo del centro Unione Sportiva di Bari, dove era atterrato questa mattina intorno alle 9:30. Intanto vediamo questa bella immagine del crocifisso, del Cristo crocifisso, e una intensa partecipazione da parte dei fedeli, del pubblico, dei fedeli qui a Bari per il Congresso Eucaristico Nazionale. Il tema, lo abbiamo ricordato all'inizio di questa trasmissione in diretta, lo avete sentito nei giorni scorsi anche nell'omelia, Papa Benedetto XVI lo ha ricordato: senza la domenica non possiamo vivere. Un tema... Ecco Francesco. Sì, eccoci, sì, Don Guido. Francesco, vediamo il Santo Padre che ora sta salutando i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi che hanno concelebrato con lui l'Eucarestia. Alcuni li vediamo, li conosciamo anche, e sono provenienti un po' da tutte le parti, da tutte le diocesi italiane. È un momento molto particolare, abbiamo già detto, una visita
breve ma intensa, quella di Papa Benedetto XVI, la sua prima visita. Mi pare che sia tanto parlato, sia tanto scritto anche su questa prima visita del Papa, del nuovo Papa, fuori dai confini del Vaticano. E si è trattato veramente di una visita, lo diciamo, particolare, intensa, intensa per il tempo, ma anche molto intensa, mi sembra di poter dire, per il calore. Non parliamo qui del calore meteorologico, parliamo anche del calore umano e cristiano col quale è stato accolto, salutato, e la gente è ancora qui che aspetta magari per il passaggio del Papa, quando, lasciando questa spianata, raggiungerà l'eliporto per spiccare poi il volo in elicottero verso la città del Vaticano. Sì, un importante evento ecclesiale per la Chiesa che è in Italia, lo ricordiamo, ma anche per la Chiesa universale, proprio perché è stata suggellata dalla visita.